Code Emotion. Buongiorno a tutti, siamo al Code Motion Roma con Massimo Bonanni, responsabile dello user group Domos.net. Massimo, raccontaci di questa comunità. Allora, Domos.net è lo user group romano su tecnologia.net, quindi su tutto l'ecosistema Microsoft per lo sviluppo di applicazioni. Siamo in campo da 2 anni, facciamo 2 anni il prossimo mese. Abbiamo un portale che cito, domus.net.org. Organizziamo eventi, ne abbiamo fatto uno il mese scorso con molto interesse sul web. Supportiamo Microsoft nei propri eventi qui su Roma e quindi diciamo che siamo in pieno movimento dal punto di vista community. Senti, quanto è grande la vostra community? Beh, abbiamo un paio di centinaia di iscritti, che in 2 anni sono un buon risultato. Ci fa piacere che i nostri eventi sono sempre più seguiti, abbiamo tanti follower su Twitter, abbiamo una pagina Facebook, quindi ci stiamo muovendo e stiamo osservando che la community cresce, c'è interesse e questo fa sì che il tempo speso a gratis, tra virgolette, sia in un certo senso ripagato. Senti, Microsoft come vi supporta dal punto di vista aziendale? Diciamo che Microsoft ci supporta perché i nostri eventi generalmente avvengono nell'auditorium Microsoft di Roma. Per una community avere una sala multimediale come quella che ha Microsoft qui a Roma, con la possibilità di avere una parte audio, una parte video di tutto rispetto, è sicuramente un vantaggio. Community che non hanno questa possibilità spendono tanti soldi per organizzare eventi. Senti, con quale frequenza li incontrate? Ma diciamo che i nostri eventi avvengono con una frequenza di un paio di mesi, 3 mesi, diciamo in un anno ne facciamo 5, 6, poi può capitare l'anno che ne sono 4, dipende anche dagli eventi Microsoft a cui noi partecipiamo. Ecco. Senti, fate anche dei lab per programmatori, sì, per siamo, iniziare, per imparare? In collaborazione con Microsoft stiamo organizzando parecchi lab, soprattutto su Windows Phone e Windows 8 appena rilasciato, e vediamo che c'è parecchio interesse sul lab, perché almeno secondo il mio modesto avviso, il lab permette alle persone che notoriamente in un evento sono abbastanza restie a parlare, a fare domande e quindi ad informarsi. Quindi Senti, la parte mobile è sicuramente in questo momento quella più in fermento probabilmente del mondo informatico. E Microsoft si è mossa relativamente in ritardo magari rispetto ad altri player. Come sta evolvendo la situazione? Sì, devo dire che si è mossa in ritardo, però ha sfornato un bel sistema operativo in crescita, sicuramente con delle lacune, e la cosa positiva secondo me è che c'è interesse, quindi anche se a livello di mercato la quota non è ancora decisamente alta, l'interesse che riscontriamo almeno a livello community è abbastanza elevato. Gli sviluppatori vogliono provare questa piattaforma? Sì, gli sviluppatori vogliono provare questa piattaforma, soprattutto in ottica anche Windows 8, quindi avere una piattaforma e un'interfaccia grafica come Metro su Windows Phone ora, su Windows 8 prossimamente. Certo, quindi avere una piattaforma unica secondo te è stata una buona mossa? Beh, l'infrastruttura framework .NET che pervade telefono, Windows, web, è tutto, è sicuramente un viatico positivo, perché l'effort che un programmatore .NET spende per arrivare sullo sviluppo del telefono non è pari a zero, ma è sicuramente minore rispetto ad altre tecnologie. Senti, quindi nella tua esperienza invece i programmatori italiani come ci poniamo rispetto a programmatori di altri paesi? La comunità, insomma, gli skill? Ma quello che io vedo è che però sto notando cambia è che purtroppo l'Italia è carente dal punto di vista qualitativo, mentre in altre nazioni politiche di test sul software o addirittura metodologie di sviluppo basate sul test sono ampiamente diffuse. Per l'esperienza che ho io di community ma anche di lavoro, non è così qui in Italia, quindi dobbiamo crescere dal punto di vista qualitativo. Questo dici in generale o soprattutto per la parte Microsoft? Perché magari per altri mondi unit testing insomma è nato magari in settori open source, Java, quindi forse è più diffuso, forse no, è più probabilmente, per questo che per... Sì, probabilmente io non conosco altre piattaforme di sviluppo, ma so che essendo più anziane probabilmente questo percorso l'hanno già fatto e quindi sono già arrivate a una qualità migliore. Nel mondo Microsoft, per quello che io vedo dal punto di vista lavorativo e dal punto di vista community, e lì bisogna fare qualche passo in più. Allora, grazie Massimo, ti ringraziamo e speriamo di averti ancora con noi il prossimo anno. Grazie a voi.
Code Emotion.